Belle siete sempre. Allora, bene, buonasera a tutti, come sempre ringraziamo Giovanni della parte tecnica, senza non potremmo fare, quindi sia in presenza molti, siamo praticamente a spanne 60-70 presenti qui in chiesa, e a casa 600-700, questo è vero. E quindi leggiamo questa sera il capitolo 11 e il capitolo 12, un po' come al solito, leggendo qualcosa e poi facendo qualche commento. E ricordo che sia sulle pagine Facebook delle parrocchie che sul mio canale personale YouTube le vecchie puntate sono ancora presenti. Allora, stando seduti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Capitolo 11. Quando furono vicini a Gerusalemme verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato nel quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui, e se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito qui. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie, non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano in modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose loro Gesù: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona a voi le vostre colpe. Andarono di nuovo a Gerusalemme, mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda, se mi rispondete vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo,
Risponderà: perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Questo era il capitolo 11. È importante che ascoltiamo dove ci vuole portare, no? Noi sappiamo che questa seconda parte del Vangelo è tutta scritta perché noi capiamo che Gesù è il Figlio di Dio. Quindi la scommessa è che questa parte ci aiuti a capire come in quest'uomo sia davvero presente tutta la divinità. Quindi è importantissimo, capite bene, in quest'ottica, ma poi verrà approfondita, come vedremo nel capitolo 12, che questo capitolo si concluda con questa discussione. La tua autorità viene dagli uomini o dal cielo? E Gesù porta il caso di Giovanni Battista, forse per dire che cosa? Vediamo un po'. Probabilmente per già instillare il dubbio che in un uomo ci possa essere la presenza di Dio, in qualche modo, in qualche forma. Però appunto Gesù pone davanti ai capi dei sacerdoti, gli scrivi e gli anziani questo dilemma. Può esserci la presenza piena di Dio in un uomo? E perché allora non gli avete creduto? Perché altrimenti appunto capite bene che anche la presenza di Gesù è totalmente inutile, non servirebbe a nulla. Allora questo credo che sia il punto d'arrivo del capitolo 11 ed è anche il punto poi di ripartenza, come ascolteremo, del capitolo 12. Ma la questione importante qual è a questo punto? La questione importante è vedere la centratura di Gesù dentro a questo luogo così importante che è il Tempio. Avete ascoltato, no? Tutto il capitolo 11 di fatto si svolge dentro al Tempio, che è il luogo fondamentale per tutta la fede del popolo di Israele. E anche questa discussione si svolge nel Tempio. E anche il capitolo 11, scusate, 12, si concluderà in qualche modo nel Tempio. Allora, qui non abbiamo ovviamente il tempo di recuperare tutti i dati dell'Antico Testamento, ma sicuramente in queste pagine e anche nell'entrare di Gesù a Gerusalemme dovremo recuperare tutto quello che l'Antico Testamento ci dice. Io mi sono fatto aiutare da un testo di questo Bruno Maggiori, un grandissimo studioso dei Vangeli, un testo che è già un po' datato, però è sempre molto importante. Tenete presente l'altra questione geografica che è utile, no? Cioè Gesù entra a Gerusalemme e ha come quartiere generale questa volta non più la casa della suocera di Simone, come a Cafarno, ma la casa, una casa a Betania, facilmente la casa dei suoi tre amici. Qui, qua e qua, no? Maria, Marta e Lazzaro. Quindi lui faceva avanti e indietro, adesso qui se uno non è mai stato è più complicato da spiegare che nella realtà. Comunque di fatto Gerusalemme su un puzzolo, c'è tutto un avvallamento e Betania appena di là. È immediata la questione, no? Quindi per chi, diciamo così, come anche nelle grandi città quando c'è una fiera, ti metti nella periferia perché è più comodo per tantissimi aspetti. Così faceva Gesù. Ma nell'entrare a Gerusalemme, che cosa viene ricordato di tutto l'Antico Testamento? Qui Maggione dice tre cose importanti. La scena sembra costruita sulla falsa riga di un testo di Zaccaria, un profeta. Zaccaria 9:9, e dice così: gioisci, figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. È giusto e vittorioso, è umile e cavalca un asinello. Toglierà i carri da guerra e annuncerà la pace alle genti. Tanto è contraddittorio questo testo che si pensava così, che se Gerusalemme fosse stata fedele, il Messia sarebbe stato re e vittorioso, la prima parte. Se invece Israele fosse stato un po' così così, il Messia sarebbe arrivato appunto su un asinello, quindi non in maniera particolarmente trionfante. Gesù mette insieme queste due profezie, è interessantissima questa cosa. Secondo testo, le vesti stese per terra sembrano ricordare l'intronizzazione regale di Jehu, secondo il libro dei Re 9:13, che dice così: s'affrettarono a prendere ciascuno il proprio mantello e lo posero sotto i piedi di Jehu,
alla sommità dei gradini, poi suonarono la tromba e gridarono: Yahweh è fatto re. Attenzione, Yahweh. Quindi anche questo testo dei re ci parla dell'intronizzazione regale di un uomo, ma di fatto di Dio. E poi ancora più importante, il Salmo 118, che è quello che in qualche modo dà tutto il tono al gridare della folla. Dice così questo testo che sto seguendo: il grido della piccola folla che accompagna Gesù ricorda il Salmo 118, un salmo processionale. Benedetto chi viene nel nome del Signore. Diversi spunti del Salmo andrebbero letti. Per esempio, il Salmo dice così: meglio è fidarsi del Signore che confidare nell'uomo. Avesse ascoltato Gesù queste parole, non sarebbe entrato forse in Gerusalemme. Meglio è confidare nel Signore che fidarsi nei potenti. E ancora, lo ascolteremo tra un po', la pietra respinta dai costruttori ed è venuta la pietra angolare. È un salmo che ci aiuta a cogliere il vero senso dell'episodio, non semplicemente a creare l'impressione di solennità. Ma la cosa importante qual è? È che paradossalmente il grande ingresso di Dio attraverso Gesù in Gerusalemme nel suo Tempio è deludente sia per Gerusalemme sia per Gesù. È un fallimento. Dovreste come pensare che lo sposo programmato, sapete che in qualche posto c'è ancora le nozze combinate, esatto, le nozze combinate, ecco, lo sposo doveva incontrare la sposa, si trovano talmente impresentabili che non se ne fa nulla, addirittura lo sposo verrà ucciso. Questo appunto lo vedete, questo non incontro viene spiegato in tanti modi, anche appunto in quell'episodio un po' strano della cacciata dei venditori dal tempio, che poi adesso guardiamo un attimo. Quindi intanto ancora una volta ripeto quasi ossessivamente che se noi non abbiamo letto tutto l'Antico Testamento alcune cose un po' ci sfuggono, ma appunto ci sono i commenti, quindi un po' ci possiamo aiutare anche in questo. Però è interessante appunto che tutta la scrittura ci racconta di questa possibilità che finalmente Dio entri nel suo Tempio. Per esempio anche in profeta Ezechiele c'è tutto un tema per cui la gloria, quando il popolo è infedele, esce, se ne va dal Tempio, quando finalmente il popolo ritorna dall'esilio, la gloria rientra nel Tempio e finalmente dal Tempio scaturisce quel fiume d'acqua viva che risana tutta l'umanità. Ma che cosa succede? Succede che quando Gesù esce dal Tempio, che è interessante, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania, ma lo fa soltanto dopo aver guardato ogni cosa attorno. Gesù è come se volesse controllare come stava casa sua di fatto, perché dopo vediamo perché casa sua. E quindi che cosa succede? Che la mattina seguente, andando via da Betania e rientrando in Gerusalemme, Gesù ha fame, vuol far colazione, vede un fico e non trova i frutti, siamo in aprile, i frutti del fico maturano un po' dopo, sapete voi meglio di me, e quindi è una richiesta assolutamente inappropriata di Gesù, sta sbagliando Gesù in questo passaggio qui. E poi vedete però cosa succede, che ci fa come altre volte, no? C'è una prima parte di questo racconto per cui Gesù maledice: nessuno più in eterno mangia dei tuoi frutti, e i discepoli lo udirono. E la mattina seguente, quindi tra la prima parte del fico c'è la scacciata dei venditori, la seconda parte, la mattina seguente Pietro vede che questo fico è seccato. Quindi vuol dire che è una cornice per valorizzare l'interno. Quindi che cosa stiamo cercando di dire? Che Gesù non sbaglia a trovare i venditori nel Tempio, perché cosa, che ruolo avevano? Forse lo sapete meglio di me, no? Chi veniva da fuori non poteva portarsi tutto il necessario, soprattutto gli animali da offrire, quindi li comprava lì per lì. Ma tanti venivano talmente da fuori che avevano monete straniere. Non si poteva introdurre monete straniere nel Tempio perché erano impure, erano appunto pagane. Tante volte sapete che c'era anche l'effigie dell'imperatore, quindi esattamente non solo impure ma addirittura idolatre. Quindi un problema grossissimo, quindi cambia valute, stavano esattamente lì. Però è questo tema del rifiuto che poi si manifesterà
per cui Gesù non trova nel Tempio, nella casa del Padre suo, la mia casa, questo è quello che cita Gesù, è un profeta Isaia che lui cita, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Gesù non trova questo, trova tutta una superficie corretta, e questo è interessantissimo, corretta, ma non di cuore. Quante volte anche i nostri culti sono così, no? Niente di sbagliato, niente di sbagliato, niente da eccepire, però non c'è niente di Gesù non trova l'amore e la passione che lui avrebbe voluto. E quindi è una sorta di purificazione del Tempio che appunto però ricorda, come poi meglio farà nel Vangelo di Giovanni, che anche la purificazione del suo corpo, no? Cioè la materialità dell'incontro tra Dio e l'uomo deve essere portata alle estreme conseguenze, esattamente con la morte in croce del Signore. Però appunto vedete, allora la cornice qual è? Che Gesù non trova quello che si aspettava, e quindi la questione del fico certamente è Gesù che sbaglia tempi e modi, ma ci racconta che è il Signore a dettare i tempi e i momenti della nostra vita di fede. Per esempio la Quaresima, siete tutti sicuramente andati mercoledì della Cenere a Messa, no? Questo è il tempo favorevole, il tempo non scorre secondo noi. C'è un tempo messianico che in qualche modo accelera o rallenta a seconda delle situazioni. Vi ricordate anche l'inizio del Vangelo di Marco, no? Il tempo è compiuto, quindi è come se non scorresse più. Quindi Gesù sbaglia la stagione del fico, ma questa cosa qui significa che è Lui, la sua presenza, che deve manifestare la possibilità di poter raccogliere i frutti che Dio si aspetta da quello che ha piantato. Tra l'altro, voi sapete meglio di me che il fico è forse il frutto più prelibato, no? Assieme all'uva non c'è molto altro di più prelibato, no? A volte ci sono i melograni, altre cose, ma in realtà il fico è il massimo che ci si possa augurare. Quindi l'intensità massima di fruttuosità del popolo è indicato da questo fico. E quindi il fatto che Gesù non lo trovi è segno non tanto che Gesù si è sbagliato, certamente, come si è sbagliato in stagione, ma che vuole indicarci che è la sua presenza che finalmente porterà i frutti, e che quindi siamo noi a doverci adeguare a quello che sta succedendo e non viceversa. E i frutti quali sono? I frutti sono la fede e la preghiera, no? Vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera e abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Attenzione, è facile incagliarci nella prima parte, no? Tutto quello che chiederete vi sarà dato. Bene, tante volte lo dice, però attenzione, perché c'è la seconda parte che è interessantissima. Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Se ci fate caso, è una parte del Padre nostro, no? Quindi Gesù è furbo. Allora, io faccio tutto quello che voi mi chiedete. Attenzione, se voi non fate quella minima parte vostra, qualcosa non funziona. Questo è una parte complessa, non, io la, tra virgolette, quasi la ridicolizzo per venirne fuori. Perché non è spiegabile questa frase, tutto quello che chiederete nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà, perché sappiamo tutti che questa è una parte difficilissima, però è come se il Signore appunto ci chiedesse anche un salto rispetto a quello che chiediamo, cioè chiediamo tutto, però per esempio se noi non chiediamo una delle cose che sta più Lui a cuore, cioè la riconciliazione con i fratelli, attenzione, cioè se io mi metto a pregare, chiedo una cosa che forse non è così importante anche nel cuore di Gesù, può darsi che me la dia, ma se sbaglio a chiedere il cuore, poi tutto il resto forse non c'è più. Questa dolcissima fruttuosità che il Signore si aspetta da noi, forse è esattamente questa cosa qua. Per cui questo detto, certo il Signore ci vuol dar tutto, ma ci invita anche a chiedere la cosa più importante. E questa veramente ci verrà data sempre, perché se ci pensate,
con tutte le fatiche, il che non vuol dire che sia, cioè non sto creando degli automatismi, ma con tutte le fatiche che vi possono venire in mente, ma la riconciliazione con il fratello è sempre possibile. Nessuno è impedito di chiedere perdono a un'altra persona, a nessuno è impedito. Nessuno poi è costretto a offrirci il suo perdono, questa è un'altra questione, però noi non possiamo essere, cioè facciamo già abbastanza fatica a pensare a noi stessi, ci mancherebbe che dovessimo anche occuparci della salvezza di tutti gli altri. Però capite un po' il giochino, no? Questo detto ci promette l'efficacia della preghiera, ma ci invita anche a chiedere l'essenziale, che è appunto la riconciliazione con i fratelli. Tra l'altro ricordatevi che io ho provato a spiegarvi, se ricordo, che anche il cieco di Gerico di fatto si comporta già da guarito, vi ricordate? Balza in piedi, va da Gesù, butta via il mantello, è un gesto di chi già vede. Allora noi dobbiamo comportarci esattamente così, no? Abbiate fede che ve l'ho già ottenuto e questo vi verrà dato. E poi appunto l'ultimo brano del capitolo 11 è sull'autorità di Gesù, che introduce il grande tema della compresenza in questa persona della natura umana, della natura divina, dell'autorità umana, dell'autorità divina. E Gesù in qualche modo dice: se non siete capaci di cogliere questa essenza profonda, è inutile che io vi parli di me, non siete in grado. Quindi capite, anche quest'ultimo brano del capitolo 11 ci introduce in questa necessità di mettere nelle nostre possibilità l'incontro di Dio nell'uomo. Non l'incontro di Dio direttamente, Noi dobbiamo scoprire in questa seconda parte che Gesù è il figlio di Dio. E quindi noi dobbiamo mettere in conto che nell'altro io incontro Gesù. Scusate, sì, questo è il secondo passaggio, che nell'altro io posso incontrare direttamente Dio. Il capitolo 12 comincia con un testo complesso e anche molto duro. Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì la torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne allontanò. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quelli lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questi lo uccisero, poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto nella scrittura, Salmo 118 a cui abbiamo fatto riferimento prima, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Questo è fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Tanto notiamo appunto come c'è un intensificarsi dei tentativi di catturarlo. Qui Gesù racconta una parabola che anch'essa ha uno sfondo antico testamentario molto profondo. C'è un testo meraviglioso di Isaia 5 che ci racconta appunto della cura che Dio lascia al suo popolo attraverso il piantare una vigna. Però l'esito è sempre quello, che poi il padrone va a cercare dei frutti e non ne trova, in Isaia. Qui il padrone vorrebbe ricevere i frutti, siamo ancora vite, uva e fichi, siamo sempre quindi nei grandi frutti attesi dalla terra promessa, eccetera, eccetera. Ecco, qui addirittura c'è qualcuno che se ne vuole impossessare. Questa è la tragedia, no? Capite? Tra l'altro, mi sembra di avervi già un po' accennato questa questione, le parabole è sempre bene vedere se ci offrono un punto di assoluta irrazionalità. Non esiste al mondo che tu uccidi il figlio del tuo padrone del campo pensando poi di essere erede. Proprio avvocati qui presenti potrebbero dirci che è una cosa talmente allucinante che
può succedere, ma cioè, ti sgamano dopo 30 secondi, non c'è nessuna possibilità. Quindi è assurda questa cosa. È per raccontare l'assurdità di noi uomini che di fronte alla possibilità di contemplare, di gustare i frutti, ricordatevi per esempio anche Giovanni 15, la vigna che deve dare frutti, ricordatevi Matteo 20, gli operai inviati nella vigna a lavorare. Quindi la vigna è fonte di gioia, di felicità, di lavoro, di benessere, e quindi va contemplata come tale, come fonte di bellezza, non come qualcosa di cui io mi posso appropriare poi per farne cose, cioè dove vado a finire. Questo un po' è il tema, no? E noi siamo un po' sempre così, ma questo, se vi ricordo, insomma, penso che possa essere molto assimilabile al peccato originale, no? L'impossibilità di riconoscere che i segni che Dio mette sono appunto segni che rimandano a Lui, e che se io cerco di catturarli finisce male per me, per Lui, per tutti quanti. Qualcuno potrebbe assimilare queste cose quando noi abbiamo la sabbia in mano, no? Si usa questo esempio per tante situazioni, ma questo lo possiamo usare anche qui. Se voi la tenete così, con la mano aperta, la sabbia rimane lì e voi la potete guardare, fare quello che volete. Se voi la stringete per tenerla, la sabbia va via, come anche l'acqua, qualsiasi cosa che non sia particolarmente solido. Ecco, allora, noi non siamo in grado di fare questo. Abbiamo sempre l'attenzione al mio, e non alla condivisione delle cose e alla contemplazione dei doni che il Signore ci ha fatto. Quindi questo è lo scenario iniziale, no? Ci sono questi due testi, quindi l'ultimo del capitolo 11. Possono stare insieme Dio e l'uomo, e il capitolo 12 che inizia con la necessità di possedere, che noi abbiamo sempre dentro. E che cosa succede a questo punto? Che queste due cose in qualche modo vengono messe insieme con il famosissimo brano del tributo a Cesare, che leggiamo. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Gesù disse loro: quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, quello che è di Dio è di Dio. E rimasero ammirati di lui. Allora, spesso questo testo viene usato, tra virgolette, per dire che c'è uno spazio che va riservato all'autorità umana, Cesare, e c'è uno spazio che va riservato a Dio. Queste due cose a volte un po' si toccano, ma è sempre bene tenerle separate. Ritengo questa lettura fuorviante, perché invece il centro, mi sembra, proprio esattamente per le cose che stavo provando a dirvi, è il verbo, rendete, restituite. Cioè, tutto quello che l'uomo ha è perché appunto possa essere restituito. Il Signore ci dona l'infinità di doni perché lo possiamo restituire, ed è esattamente questa la radice divina, il comportamento umano di Gesù. Che cosa farà di divino Gesù? Fare esattamente quello che Dio fa sempre, cioè donare tutto. E qual è il movimento umano qui sotteso? È che l'immagine che Dio ha impresso da qualche parte è esattamente nell'uomo. Quindi delle monete fate quel che vi pare, sembra dire il Signore. C'è l'immagine dell'imperatore, ma dategliela. Non è un problema questo. Fate quello che volete delle monete. Ma il tema è l'uomo, tu che hai l'immagine di Dio, cosa fai di quello su cui Dio ha impresso la sua immagine? Se vuoi mantenere questa immagine, la questione è rendete, restituite. Capite allora? I due quadri iniziali sono: come fanno a stare insieme Dio e l'uomo? Come fa l'uomo a non possedere? Ecco, esattamente questo testo ci aiuta a fare questo passaggio. La vita cristiana è una vita di restituzione dei doni che il Signore ci ha fatto, in virtù della necessità di lucidare, virgolettato, l'immagine di Dio che abbiamo nella nostra vita. Vuoi essere simile a Dio così come Gesù ha voluto rivelare il volto di Dio? Ecco, restituisci, rendi. Esattamente a partire dalla tua immagine.
E Gesù, appunto, anche in questo è un grandissimo anello di congiunzione, perché lui è l'immagine piena di Dio, che rivela a noi il volto del Padre, ma rivela anche a noi il mistero profondo della nostra esistenza. Capite quindi che qui non c'è una contrapposizione autorità civili o politiche e autorità religiosa, c'è una questione che c'è un fondo molto più importante, che è come è fatta la nostra vita. Poi è chiaro, a questo punto poi anche, tra virgolette, l'attività politica può essere illuminata da questo, tant'è vero che Papa Francesco ci parla della carità politica e sociale, perché anche in politica, forse addirittura maggiormente che in tutti gli altri luoghi del mondo, anche in politica si può essere pieni di amore e essere capaci di attuare questo testo. La compresenza di Dio e l'uomo continua poi subito dopo nell'altro brano. Non vi ho fatto notare, quelli che suscitano questo dibattito sulle monete sono i farisei e gli erodiani, due partiti opposti. Vi ricordate, no? I farisei, grandi seguaci della legge, gli erodiani, grandi seguaci degli imperatori, degli occupanti romani. Emerge una terza categoria adesso. Vennero da lui alcuni sadducei. Sembra che i sadducei fossero la parte religiosa del popolo di Israele da cui sono venuti molti sommi sacerdoti in quegli anni, no? Quindi una parte importante, di un certo rilievo. Qual è la differenza teologica tra i sadducei e i farisei, per esempio? Che i sadducei annettevano un'infinita importanza ai primi cinque libri di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, e gli altri di fatto non contavano. Quindi, per esempio, su questo tema di cui andiamo a discutere adesso, che è la resurrezione dei morti, visto che nei primi cinque libri c'è molto poco, per loro la resurrezione dei morti non esisteva. Se vi ricordate, c'è un divertentissimo brano di Paolo, quando lui deve subire un processo, a un certo punto dice: sapete cosa c'è? Ditemi, l'uomo può risorgere o no? E questi, siccome non erano d'accordo, si misero tutti a litigare, e il prefetto romano, per far sì che non succedesse un pasticcio, li manda tutti a casa. Quindi anche dopo continua questa questione. Però leggiamo. Vennero da lui alcuni sadducei, quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie di una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie, rispose loro Gesù. Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio parlò dicendo: io sono Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. Ci servono tante cose da dire. Tenete presente che Gesù, ovviamente, tra virgolette, è molto furbo. Non risponde ai sadducei con i testi che davano ragione agli altri. Risponde ai sadducei con un testo a loro caro. Quindi Gesù, avete fatto, vi ricordate, no? Mosè, il roveto ardente, siamo nell'Esodo, quindi il secondo dei libri del Pentateuco, quindi sono esattamente i libri che i sadducei avevano bene in mente. E vedete qual è la questione? Che Dio può creare una relazione tale con l'uomo che l'uomo stesso si divinizza e quindi non muore più. Dio è Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, tre persone morte, ma ancora viventi, evidentemente. La relazione che Dio instaura con l'uomo è talmente profonda che l'uomo può non morire più. Qui ancora, vedete, stiamo calpestando il terreno del confine tra Dio e l'uomo, che Gesù porta poi a compimento. La relazione che Dio Padre ha con quest'uomo Gesù è talmente profonda che non c'è nessuna possibilità che la morte lo trattenga, purché lui segue le orme che il Padre gli ha tracciato.
E appunto emerge qui la questione di una relazione che anche per noi la relazione diretta e piena con Dio è esattamente quella che ci consente di sperare nella vita eterna. Non i nostri meriti, ma questa possibilità di essere collegati con Lui. E collegati con Lui appunto attraverso il Signore. Tanto è vero che la lettera agli Ebrei dirà una cosa di questo tipo: Gesù è il capo cordata, no? È colui che ci porta su in cima, perché esattamente noi siamo collegati a Lui. Ma anche il prologo del Vangelo di Giovanni, no? Nelle sue ultime battute, dice una cosa per noi molto importante, che è esattamente questa. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Dove rivelare è proprio anche condurre dentro. Il tema è semplicemente uno: stare collegati con il Signore, stare attaccati a Lui, legarsi a Lui in modo tale che noi non per nostri meriti, ma perché appunto semplicemente ci fidiamo di Lui, ci facciamo portare da Lui, appunto entriamo dentro al grande regno del Padre. Che la commistione Dio e uomo sia esattamente il tema del capitolo 12, ancora una volta nel brano seguente, che dice così, conosciamo tutti anche troppo. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi, che li aveva uditi discutere, e visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, secondo verità, che egli è l'unico, non vi è altro né fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogare. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo. In un altro testo del Vangelo dice: il secondo è simile. Questa parola è quasi poi entrata anche nel credo, consostanziale al Padre, questa similitudine. Però in ogni caso, vedete, anche qui non c'è più possibilità dall'arrivo di Gesù che quello che è umano sia slegato da quello che è divino. E l'unico che in qualche modo riassume questi due comandamenti è il Signore, sia in entrata che in uscita, se volete, no? Perché Gesù con tutto quello che ha fatto ha sempre istantaneamente amato Dio e amato gli uomini. Ma noi amando Gesù che cosa facciamo? Amiamo Dio e amiamo gli uomini. È una grandissima fortuna, tra virgolette, no? Che ci sia per noi questa situazione di unità. Non dobbiamo mai separare la nostra vita concreta con la vita dello Spirito, sono due cose coincidenti. Poi, con la necessità anche di tenere separate, nel senso che uno può pregare anche facendo le lasagne, però ogni tanto magari se si mette a pregare e basta, bene uguale, cioè. Però capite che fare la volontà di Dio per noi è molto feriale. Quando tu ti fermi a voler bene al prossimo, in qualche modo già ami Dio che è presente attraverso Gesù in quella persona e viceversa. Però vedete, ancora la questione è che noi stiamo procedendo verso la comprensione questa unità nella persona di Gesù, di Dio e dell'uomo, figlio di Dio. Questo è quello che stiamo cercando di andare a scoprire. Poi c'è un testo lievemente misterioso che vi leggo, poi vediamo. Insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che egli è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. È un testo, se non l'avete sotto, fate leggermente fatica, ve lo preannuncio, però proviamo a spiegarci.
che il Messia fosse figlio di Davide non c'era nessun dubbio, da sempre, tutti i profeti l'hanno sempre detto, quindi non era questa la questione, il tema è se è altro. Allora che cosa dice? Gesù recupera un salmo, il salmo 110, che diciamo se non sbaglio tutte le domeniche sere, a Vespro, e che dice così: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Vediamo chi sono i personaggi. Disse il Signore, chi è questo Signore? Sono due signori qua. Disse il Signore al mio Signore. Chi è il primo Signore? Qui è Davide che sta parlando, eh? Disse il Signore, chi è il Signore nell'Antico Testamento? Dio, perfetto. Quindi Dio disse al mio Signore, che quindi è il Messia che lui attende. Disse il Signore al mio Signore, quello che era il Signore della mia esistenza personale, concreta. Siedi alla mia destra, cioè il Messia verrà intronizzato, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Ma questo ci ricorda tante cose, no? Cioè, Paolo costruisce tutta la teologia della resurrezione, e finché ogni nemico non sarà sottomesso, e a quel punto il Cristo consegnerà il regno a Dio Padre. Quindi qui, attenzione, tra l'altro con la terminologia Signore si indica sempre appunto Dio. Vi ricordate che, per esempio, Maria, in uno slancio profetico assieme ad Elisabetta, insieme delineano il fatto che lei sta diventando madre di Dio. A che debbo, dice Elisabetta, che la madre del mio Signore. Ma siamo ancora nell'Antico Testamento, eh? Gesù non è ancora nato, quindi quel Signore lì è molto potente, è esattamente Dio. Quindi disse Dio al mio Dio, come se fosse uno sdoppiamento già in questo salmo, eh? E quindi il Messia di cui sta parlando Davide in questo salmo, perché è colui a cui verranno sottomessi tutti i nemici sotto i suoi piedi, attraverso l'opera di Dio, questo Messia è Dio stesso, però è anche figlio. Infatti Gesù, Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? Cose che tutti sanno. Vedete anche il modo di ragionare di Gesù, sarebbe interessante, anche per aiutarci a discutere tra di noi, ma lascia stare, faremo un corso su questo un'altra volta. Quindi tutti sanno che Gesù, che il Messia è il figlio di Davide, questo non c'è nessuno, però Davide lo chiama Signore, lo chiama Dio, quindi come fa a essere figlio? Che però tutti sanno che è figlio. Quindi Gesù parte dal dato non certo, poi ricordando il dato certo, incastrando quindi gli uditori: guardate che voi non potete che dire che il Messia è Dio. Fine. Infatti tacciono, e la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere se riceveranno una condanna più severa. Questo lo fate a casa da soli. Ma concludiamo questa parte appunto della intreccio tra Dio e l'uomo con questo brano incredibile dell'uovolo della vedova. Seduto di fronte al tesoro del Tempio, quindi siamo ancora nel Tempio, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora chiamate sei i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua miseria aveva accettato tutto quello che aveva, tutto quello che aveva per vivere. L'ultimo gradino è vedere che questa divinità di Gesù che abbiamo un pochino descritto può essere vissuta tranquillamente da ciascuno di noi, anche con nessuno strumento, né culturale, né materiale, né di niente, semplicemente volendolo fare. Non c'è personaggio più squalificato a priori di una vedova che non ha nessun soldo e che addirittura fa questa cosa pazza di mettere tutto quello che aveva per vivere, quindi muore con tutta la necessità di dirci che Gesù vede fare da una donna vedova povera quello che lui farà tra qualche giorno sulla croce.
Gesù, lasciatemi dire così perché a me piace dire così, impara da questa donna. Anche questo è interessantissimo, il figlio di Dio che impara non solo da un uomo ma da una donna. Quindi vedete, l'intreccio finale è che noi possiamo talmente essere anche noi capaci di impastarci di Dio da fare esattamente quello che ha fatto Gesù, anzi anticipandolo, anzi insegnando a Lui. Questo è il vertice assoluto dell'impasto Dio e uomo che tutti noi dobbiamo mettere in progetto per la nostra vita, nella assoluta ferialità, nell'assoluta banalità della nostra vita quotidiana. Questa vedova è sicuramente nelle condizioni molto più basse di tutto quello che voi potete pensare della vostra vita. Anche nei giorni di massima tristezza, questa è messa peggio di ciascuno di voi. Perché da tutto quello che aveva per vivere non ha più niente e chissà che cosa succede alla sua esistenza. Però questo è il vertice dell'impasto di uomo e quindi è consegnato anche a ciascuno di noi. La donna che ha impastato Dio e l'uomo è Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte. Grazie Giovanni.